Il colmo per Malcambor? Far uscire un singolo? No. Giocare a bingo! C'è voglia di cucciolona. Molta voglia di cucciolona, sappilo. Anche, mi sembra anche necessario che abbia voglia di cucciolona. Sì, per alzare il livello, diciamo. Alzare un po' le non pensavo che stai dicendo che sono brutte? Si fa entro la fine del mese. 31 settembre, ok per tutti? 31 settembre, sì, sì, ma sì, non sì, c'è il 31 settembre. Stavo facendo la filastrocca con la mente. Non c'è. 31, vabbè, 30, vabbè, comunque vabbè, entro settembre si tocca farlo. Anche perché ci sono delle cose che qui, sai, cascasse il mondo, si devono fare. Il lunedì arrivano le canzoni travisate. Ieri ero in macchina, sentivo la radio su ogni canzone, mia moglie diceva, ma su una, su tutte. Lo so, purtroppo sì. Sui grandi classici li abbiamo battezzati tutti ormai. Ma non solo, ecco. Ma non solo, sì. Good Riffing, per dire, Simply Red, tiro de tacco. Tiro de punta. Ricordiamo sempre che potete segnalarle alla mail a.prevignano@dj.it. Mi raccomando, è importante che nell'oggetto scriviate travisate. Se volete fare una truffa al Previ, lui è pronto. Anche. Cioè, travisate e truffa, perfetto. Scrivetegli nell'oggetto, clicca qui. E lui sicuramente ci cazzo. Oh, non mandatemi il link. Poi io... poi lui lo fa. Allora, partiamo da Andrea Marmiroli. Tutto quello che narrerò è finzione. Certo, nessun riferimento alla realtà. Audio Slave, Set It Off. Nemo già dove vai a parare. Esatto. Mi stai spaventando. Dottor Dre, il presidente dell'FC Little Bull di Filadelfia, che milita in Serie B nel campionato americano. Da qualche mese ha venduto i pezzi forti della rosa per realizzare plusvalenze senza dare garanzie di reinvestimento e senza avere un piano preciso per la società. Nonostante la squadra raffazzonata, l'allenatore Chris Cornell alle prime tre di campionato imbrocca tre partite vinte con il cuore. Mi ricorda un'altra squadra che prima me la ricorda. I tifosi galvanizzati non mollano la contestazione allo stadio contro il presidente Dre, redarguendolo con epiteti non proprio lusinghieri. Vi prometto la Serie A, dice il presidente, e vedrete che per il prossimo giugno comprerò la punta del Real Madrid. You can make it. You can make it. E poi riempirò lo stadio di schiuma e facciamo uno schiuma party con le cubiste del Pascia di Ibiza. Ma perché c'entra? Ma un Chris Cornell preoccupato e poco fiducioso risponde incalzante: Serie A, ma a giugno se deve fare. Bellissima, sono d'accordo. La concretezza di noi tifosi. Meno male ti sei tolto il sassolino dalla scarpa. Ma non è finita. Finita. Andrea Marmiroli, Beatles, Hey Jude. Ma che c'è in Hey Jude? È giugno e nonostante le promesse della società della Serie A, campioni del Real Madrid, schiuma party con le cubiste, eccetera, eccetera, l'FC Little Bull di Filadelfia ha rimaneggiato. Per diversi infortuni è giubilato da un mercato inconsistente, conclude il campionato alla nona posizione, come già succede da molto tempo. Nel frattempo rimonta la contestazione. Quindi, scusa, lato destro? No, ancora forse. No, quanto sinistro, ma è l'ultima di là. Ma a volte è lato destro, di solito è lato destro. Nel frattempo rimonta la contestazione contro il presidente dottor Dre. Dovete avere pazienza, dice dottor Dre. Ne abbiamo avuto anche troppa, dice Paul McCartney, il portavoce degli hooligans del Little Bull. Paul McCartney. Sì. Adesso ti piantiamo tra le scapole uno sciopero della curva di 6 settimane alla ripartenza del prossimo. E poi ne riparliamo. Sono molto amareggiato da questo atteggiamento poco costruttivo, dice dottor Dre. Ma un macca che non si fa intimidire, mette il presidente davanti alle sue promesse non mantenute e dice: oh, you can make it, è già giugno e manca le fighe. Queste stanno le cubiste del Pascia di Ibiza. E you can make it non c'è. Manca. Già giugno e non manca le fighe. Per quello che ci guarda, no, a giugno è così. Ancora una volta, ti prego. A giugno manca le fighe, ragazzi. Che poi è proprio un grido di protesta messo dentro la canzone. E tutta la curva la. E ancora il Little Bull, sì. Ce la facciamo la terza. Oscar Baccalini, Queen, Bohemian Rhapsody. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go.
Freddie Mercury, tra i più accesi tifosi dell'FC Little Bull di Filadelfia, guida un manipolo di facinorosi alla volta della sede della società. È giugno e il promettente Hugh Hemmeke, naturalmente, di acquisti prestigiosi, manco parlarne, la società sembra destinata a un altro campionato. Ma Freddie e i suoi ultra entrano nell'ufficio di Dr. Dre. Oh Freddie, dice Dre, che c'è? Che c'è Dre? Dice Freddie. Dimmelo te Dre, sono le tre Freddie, non ho tempo per te. E invece tu mi ascolti, dice Mercury. Che fine hanno fatto le trattative per Hugh Hemmeke? Dice, puntiamo tutto su un nuovo giocatore. Dismilla. Questo 53enne del Gabon con problemi d'asma, ma su cui si può puntare. Dismilla. Esatto, dice il presidente Dr. Dre. Ma Mercury e i suoi indignati rispondono: Dismilla no, ti prendo a calci in culo. Dismilla no, we will not let you go. Culo. L'ho sentita un miliardo di volte. Era lì. Come si chiama il travisatore? Chi era? Oscar Baccalini. Sei un fottuto genio. E attenzione, a proposito di travisate, forse, come direbbe Danilo, non ci avete fatto caso, ma questo pezzo degli articolo 31 inizia con "Ma chi ti caca?". Ora, non 100 parole, proprio 100 come nel duo di Don't Forget the Lyrics, ma 80 le ho cantate. Ma secondo me al tempo, cioè prendere anche il tempo su questa canzone è complicato. Spettacolare, rimane veramente uno dei pezzi più belli di sempre, 1996, Tranky Funky, non a caso, lo dico sicuramente, J-Ax ci ascolta, è il pezzo preferito di mio figlio, nato nel 2006, cioè 10 anni dopo. Adesso ha riscoperto gli articoli, si sta sentendo tutti i pezzi di articolo che hanno ancora una modernità clamorosa. Ma io devo dire, una delle reunion che ho più festeggiato è la loro, Te la devo dire proprio con il cuore. E dopo la festa in cui hanno partecipato a Radio DJ, bellissimi loro due che si guardano e si dicono: beh, ci sappiamo ancora fare. E ci sa ancora fare il previ, dai, un paio di canzoni interessate prima di salutarci. Ripartiamo da Tommy Giudici, Tilly Guns, Ozuna, Omar Courts, Tuva Dobla. Che belle parole che non lo so cosa ho detto, cosa che ha detto, non ho capito. Basta dire sta cosa. Senti, annusa. L'odore di quei festival lì. A volte perché le donne si tolgono le scarpe per questo. A volte, dice Ozuna, mi riconcilio con questo mondo frenetico e turbo capitalista semplicemente osservando un tramonto. Omar Courts risponde: come ti capisco. A me invece basta andare nel bosco, osservare gli animali in libertà, il fruscio della volpe che circospetta si aggira alla ricerca di un piccolo roditore, il tasso operoso che scava indisturbato la sua zampina, la lepre ritta sulle zampine, senza sul chibalare, la svelta arvicola che nuota veloce nel ruscello, ed è in quei momenti che sento la vita scorrere in me. Tutti guardano TV Guns, che ha sentito solo le ultime parole, e dice: come sento vita? Se cago in bagno. Come sento vita? Se cago in bagno. Nel mio possibile c'è vita. E manca pure un dettaglio: porta aperta o porta chiusa? Porta chiusa, puro sempre. Come sento vita, si cago in bagno. Se cago in bagno, sento vita. Sente la vita scorrere, la vita che va via. Che se ne va. Devo dire che un po' sei vivo. L'ultima con Elisa 03, Rammstein. Ma perché? Però Till Lindemann e Rammstein, ormai in pensione in Portogallo e Estoril, se ne sta a pescare al molo con la tecnica del ledgering, cioè la canna corta e il cimino molto sensibile, utilizzando questo pasturatore piombato dove ha sistemato la sua bella pastura per attirare i pesci. Attività oziose, è in pensione. Arriva Billie Eilish. Ehi Till, ehi Bill, come va Till? Abbastanza bene Bill? Stavo facendo un po' di chill, e tu Bill? Ma guardavo un po' di reel, ma mi annoiavo, allora mi sono detta: ma perché non andare dal buon vecchio Till a rompergli i coglioni al molo di Estoril? Perché lui è ancora still. Still. E infatti vedo che sei arrivata a rompermi i coglioni. Vabbè. Senti, dice Billie Eilish, ti avevo raccontato quando ho preso al lazzo un capodoglio, simulando uno stupore. Till Lindemann risponde: oh, me co io.
Beh, però ha detto che è molto bella, è meravigliosa. La dovete prendere, campionare, e poi sicuramente in ufficio adesso arriverà qualcuno, dirà: ieri sono stato in un posto, ho mangiato benissimo, ho speso un euro. Bravissime, veramente bravi. Oggi ci avete fatto veramente veramente ridere. Finiamo con l'ultimo disco, alle 8.51 arriva Chappelle. It's cool.